posizione diversa dall'attaccante esterno, che può anche essere una buona cosa. Oggi non ha segnato, però ha creato lo scompiglio, quindi è una buona cosa. Vedremo come. No, ma d'altronde se non si prova nel ritiro le cose, meglio farlo, meglio togliersi tutte le curiosità possibili, è ovvio che vedremo come andrà a finire. No, di fare l'attaccante esterno, andare a chiudere l'azione, ripartire palla al piede, riscambiare e andare dietro i movimenti di Pellè qualche volta davanti. Credo che abbia le caratteristiche per fare anche quello. Sorta di 4-4 centrocampista un po' più offensivo, Sì, proprio no, attaccante aggiunto che però avendo gamba buona, avendo corsa, scatto, tiro anche da fuori, può essere un'idea. cioè quest'idea qua è la pensi a realizzare? Ma no, realizzato, cioè, i giocatori che si conoscono soltanto per averli visti in televisione o da lontano, devi valutarli da vicino. Quindi così come ho valutato l'anno scorso, non so, Giovinco nel modo in cui gioca, oppure, che ne so, Modesto o Gobbi nei ruoli che gli ho assegnato, la stessa cosa faccio con i giocatori che trovo e che vedo da vicino per la prima volta. Insomma, questo credo che faccia parte del lavoro dell'allenatore. L'ultima cosa che ti chiedo è la stanchezza. Oggi mi sembrava evidente, la squadra si imparava molto più stanca di ieri. 8.000 metri stamattina, quindi direi che era giusto che fossero un po' stanchi, però non ho visto gente che non aveva voglia, questo è importante. E quindi sia nel primo che nel secondo c'è stata una buona partecipazione. Nel tabellino di marcatore sono entrati anche Paonessa e Sansone, tu il Cagliabianni che Sì. è già più lungo. Paonessa io lo conosco dalle giovani del Bologna, giocava nella primavera, negli allievi, quindi insieme a mio figlio, quindi so che posizione preferisce ed è quella alla Giovinco, se vogliamo. Quindi l'ho messo lì, ha fatto la sua partita, ha confidenza col gol, col tiro in porta. Un giocatore che non ha avuto modo in questi anni di proporsi con continuità, è perché ci sono delle remore legate al suo fisico non strepitoso, ma giocando in quella posizione di fianco ad un attaccante possente, a mio avviso diventa molto pericoloso, un po' come lo è Giovinco, un po' come. Quindi credo che la sua posizione giusta sia quella. E poi vabbè, Biagini lo conosciamo, a campo aperto è un giocatore interessante, Sansone anche lui è un giocatore che può giocare sia dietro le punta che sull'esterno. Sono ragazzi, quindi hanno bisogno di trovare continuità giocando, sarebbe meglio giocando. Giocando ogni tanto si mettono in luce, ma non crescono forse come dovrebbero. Dicevo prima che Paonessa non è che sia quel fisico, ovviamente neanche Giovinco, quindi Infatti, deve cioè, trovare ma questo ci suo. sono delle remore che avvolgono così questi ragazzi non alti, non possenti, però invece poi la qualità è importante. Quindi adesso bisogna andare, secondo me, di giocare con continuità, ecco, per fugare tutti i dubbi che ci sono sul suo conto. Al termine della prima settimana di ritiro, in considerazione che domani mattina li fai un po' riposare, che valutazione globale fai del lavoro fatto fino adesso? Lavoro molto di quantità, con un po' di qualità, anche tattica, tecnica che stiamo buttando dentro. Lavoriamo su una ossatura solida che abbiamo già consolidato nel corso dell'ultima stagione, che però è suscettibile di modifiche con questi nuovi inserimenti, di giocatori che si pongono all'attenzione. D'altronde è così che la preparazione si fa. Logico che l'obiettivo principale è mettere benzina per il campionato sufficiente e poi anche dare un assetto tattico che per quanto ci riguarda è abbastanza conosciuto tutto sommato, quindi facciamo meno fatica sotto quel profilo, a mio avviso, almeno in questo inizio di stagione. E poi valutare i ragazzi, no, mi sembra bene, bene perché vedo
stamattina, pur sapendo che il pomeriggio c'è una partita, hanno fatto tutto, nessuno si è tirato indietro, hanno fatto tutto il percorso. Molto impegnativo, molto impegnativo. Quindi vuol dire che vogliono crescere e migliorare. Ieri ti abbiamo chiesto di quelli che non giocavano per quali fossero le loro condizioni. Oggi non ha giocato Zaccardo, è stanco. No, Zaccardo hanno detto che lo cedono. Ha fatto la corsa, no, ha fatto la corsa stamattina, siccome aveva un piccolo risentimento, ho preferito non rischiarlo. Lui, Gobbi anche, d'altronde ci sono sempre piccoli inconvenienti che non sono di grande entità, ma quando fai due allenamenti al giorno uno non lo recuperi mai, se non lo fai riposare. Dal punto di vista proprio del riposo della punta atletica, quanto sarà importante il test di metà settimana contro lo Slavia Praga, ma allora, che è molto avanti. Un po' più impegnativo, ma tutto questa serie delle prossime amichevoli saranno tutti test importanti e anche sotto il profilo dell'ipotetico risultato anche rischiosi, però lo facciamo volentieri perché è giusto entrare subito nel clima, perché in Inghilterra troveremo così squadre più avanti, perché lo Slavia è più avanti di noi, quindi credo che sarà bello vedere come affronteremo l'attenzione giusta, pur sapendo di essere al di sotto di questo momento. Va bene, aspetta che rispondo. Grazie. Avete bisogno, sì, del direttore?